Centinaia di studenti da diversi licei classici della Campania hanno inaugurato nella chiesa di San Giovanni Maggiore la giornata internazionale della lingua e della cultura ellenica, recitando brani di letteratura greca da Omero a Cavafis in lingua originale e in traduzione italiana. Pragmati, questo che è stato sera mi ha sgnissi, mi ha sgnissi. Molto commossa, emozionata di questa giornata per i festeggiamenti della giornata mondiale per la lingua e la cultura greca. Effettivamente ha sentito un diffuso filellenismo in questa che è la capitale della Magna Grecia, e auspica che praticamente questo sforzo e questi festeggiamenti che hanno coinvolto tanti licei classici della vostra città siano un nuovo inizio per una ripresa di questi valori della democrazia per una nuova era filellenica in Italia. È la lingua che si identifica con le radici più profonde della cultura europea e di tutta la cultura occidentale. Per cui riteniamo che preservare questa lingua con le tradizioni, i valori che questa porta con sé è preservare la stessa cultura europea. In un momento in cui l'Europa è soggetta a fenomeni di regressione in questo tempo, riteniamo che i valori fondamentali come la democrazia, la libertà, la solidarietà e perché no anche l'amore per il bello siano da preservare e da recuperare e da valorizzare probabilmente più di ogni altro aspetto della vita quotidiana. Nel pomeriggio un incontro pubblico nel complesso di San Domenico Maggiore ha posto l'accento sull'importanza della cultura classica per orientarsi nel mondo contemporaneo e sul valore pedagogico del liceo classico italiano che rappresenta un modello d'eccellenza nel panorama scolastico mondiale. Abbiamo alle spalle la lapide che, secondo la tradizione partenopea, ricorda il luogo di sepoltura della sirena Partenope. Credo che la grecità in qualche modo sia sepolta dentro di noi, nei nostri animi, nelle nostre coscienze, sia la sintesi di una serie di valori che ci costituiscono e che tuttavia non vanno considerati scontati, perché sono valori a rischio, come i valori della democrazia, i valori della partecipazione, i valori del valore della persona, della legalità. Quante volte, andando a rileggere i testi dell'antica Grecia, ci rendiamo conto che lì si fondano le nostre radici. Solo in Italia esiste ancora questo studio approfondito della lingua greca e latina, per cui c'è la tradizione orale della conoscenza di queste lingue e di queste culture. Chiunque volesse nel mondo conoscere fin dalla giovane età queste culture deve venire a studiare in Italia. Ecco perché dobbiamo difendere questa realtà solo italiana. Addirittura nelle scuole greche si leggono i classici greci in traduzione greco-moderna neogreca. Noi nelle nostre scuole li leggiamo ancora nella lingua di Omero. Le iniziative proseguiranno sabato con un seminario su Belisario Corenzio e visite guidate in alcune chiese napoletane alla scoperta degli elementi di cultura greca.